Radio DGS, l'informazione. Le notizie del giorno a cura della redazione di DGS News. Questione migranti: dopo l'ennesimo incendio nella baraccopoli di San Ferdinando di Reggio Calabria avvenuto nella notte di San Silvestro, ecco il commento dell'attivista Enzo Infantino. Il Ministero degli Interni e la Prefettura vogliono che rimangano invisibili, lì chiusi in quel recinto, in quel ghetto, impraticabile, invivibile, senza nessun servizio. Sì, è vero che vicino hanno la prefettura ha messo in piedi una tendopoli con alcuni servizi, ma la realtà è che oltre 2.000 persone vivono in condizione disumana. Immigrazione, ne abbiamo parlato tenendo conto delle opinioni della gente. I nostri ospiti sono stati Albino Console e Don Ernesto Piraino. L'intervista è riascoltabile su www.radiodgs.net e sul canale YouTube di Radio DGS. No al commissariamento del comparto rifiuti, lo ha detto l'assessore all'ambiente regionale Vizzo, che ha risposto al parlamentare del Movimento 5 Stelle di Ippolito, pronto a chiedere al ministro il commissariamento. La situazione del comparto rimane però critica. Arresto convalidato e obbligo di firma per un uomo di 34 anni incensurato residente a San Nicola Arcella per detenzione per fini di spaccio di marijuana, 30 grammi di stupefacente trovato addosso al ragazzo. Il comune di Belvedere Marittimo tornerà di nuovo ad avere la proprietà sul castello aragonese. Ne abbiamo parlato con il sindaco Enrico Granata. E abbiamo chiuso la partita con i tempi e la modalità che ho già dettato l'anno scorso in consiglio, perché l'opposizione premeva subito per l'acquisto, ma siccome la perizia del castello era molto alta, quindi era antieconomico, e se avesse ascoltato loro avrei speso 1.500.000. Adesso ne spendo 500 e acquistiamo il castello. I 2/3 all'asta, parteciperemo il 10 gennaio, e 1/3 con i privati. Quindi, come avevo promesso nel consiglio comunale del 2017, ho mantenuto la promessa. Prima della mia scadenza elettorale avevo detto che acquistavo il castello, quindi si è verificata. Il movimento L'Alternativa di Praia Mare, guidato da Antonio Mandavano, tira le orecchie al gruppo di minoranza Noi per Praia sulla questione dei terreni in località Santo Stefano, sui quali avrebbe dovuto sorgere la cittadella dello sport. Alcuni componenti, spiega L'Alternativa, non si sono presentati oppure sono dovuti uscire dall'aula consiliare prima dell'approvazione dei provvedimenti per conflitto di interessi, mentre i presenti hanno fatto scena muta e si sono astenuti durante la votazione. Il fatto più grave che ci teniamo a rimarcare è che gli oppositori, anziché informare la cittadinanza dell'ulteriore grave danno creato dal sindaco e dalla maggioranza dell'ente a tutti i praiesi, danno quantificato in circa 700.000 euro tra costi di acquisizione e ripristino per l'acquisto di terreni agricoli soggetti a vincoli idrogeologici che non hanno nessuna utilità, si sono limitati a osservare un clamoroso e assordante silenzio. La Polizia di Stato ha eseguito una misura interdittiva dai pubblici uffici della durata di un anno a carico di un insegnante quarantenne, supplente di scuola media inferiore, accusato di aver costretto una studentessa a subire abusi sessuali e di avere tentato di attuare lo stesso comportamento nei confronti di un'altra ragazza che era riuscita a sottrarsi alla violenza. I fatti accertati dall'ufficio anticrimine del commissariato risalgono allo scorso anno scolastico. La stesura di un testo rappresenta un momento autobiografico e l'attenta lettura del libro svela pian piano l'intima profondità dell'autore. Queste le parole con cui Mariano Marchese, presidente di Assocultura Confcommercio Cosenza, ha introdotto la presentazione del libro C'era una volta, scritto dal professor Giuseppe Giorno. C'era una volta non è un semplice romanzo, ma un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo, in cui il protagonista racconta la sua vita a cavallo tra la caduta del fascismo e la fine della Seconda Guerra Mondiale, ha proseguito Marchese. Una lunga ricerca della verità delle cose, affrontando un complesso percorso attraverso le avversità della vita, la politica e la religione, le esperienze negative e positive, tentando di dare risposta all'atavico quesito da dove veniamo, dove ci troviamo, verso dove vogliamo andare. È tutto, grazie per averci seguito.